Buonasera a tutti quanti voi amici del Calcio Wisp, siamo qui al centro sportivo Dozza per raccontarvi questa quarta giornata della seconda fase in cui si affrontano Polisportiva Funo a 3 punti e 121esima Football Club con 1 punto, è l'ultima chiamata per il quarto posto, partita importante questa sera, tutta da seguire. Arbitra il signor Bianchi, le formazioni per il Funo con 12 Cevolani, 8 Macchiaverna, 2 Di Donna, 11 Ghini, 00 Beoni, 71 Biagini, 13 Urso, 3 Merli, 6 Ferrari. Risponde la 121esima Football Club con 30 tra i pali Bersino, col numero 30 84 Benegiamo, 90 Matinata, 88 De Lucia, 4 Sanapo, 10 Gulisano, 20 Ciampa, 23 La Falle e col numero 9 Zilli. Intanto è iniziata in questo momento la partita. Manovra il primo pallone il Funo. C'è subito la prima rimessa laterale per la 121esima Football Club. C'è qualcosa, c'è il cap, eh? Uno sotto, vai Teddy! De Lucia adesso indietreggia, serve... Sbeneggiamo. Il pallone si alza e viene alzato in un campanile che finisce direttamente tra le braccia di Cevolani, che può ripartire, manovra il pallone adesso Urso, lo appoggia ancora all'indietro verso Cevolani che va al rinvio dall'altra parte del campo. Ora il pallone manovrato all'altezza della tre quarti dal Funo, Beoni tenta di metterlo in mezzo, non trova compagni di squadra pronti a raccogliere l'invito. Può ripartire la 121esima, perde però di nuovo il pallone. C'è il buco a centrocampo. Bravo Paolo! De Lucia avanza col pallone tra i piedi, tenta un affondo toccando il pallone sotto, non riesce nell'intento, interviene bene la difesa a chiudere. Beoni riceve il pallone all'altezza dell'auto di destra, controlla in maniera precipitosa e poi la perde tentando il servizio al centro, la recupera dunque la 121esima con Benegiamo che poi però sbaglia il servizio, favorendo ancora una volta il recupero di Ghini, che può appoggiare il pallone ancora su Beoni, a sua volta lo appoggia su Cevolani. Adesso il pallone direttamente tra le braccia di Bersino. De Lucia ancora porta palla, arriva sul cerchio centrale, salta Beoni, poi si ferma, appoggia all'indietro il pallone, ancora riceve un altro pallone e tenta la conclusione che viene sporcata dal solito Ghini. Pallone in rimessa laterale, la batte Sanapo direttamente tra le braccia di Cevolani, senza difficoltà il portiere. Tenta subito il rinvio direttamente dall'altra parte, può intervenire Bersino, anche lui senza affanni. Sanapo appoggia su De Lucia, che cambia il pallone con il numero 90, Matinata. Ancora Benegiano adesso rischia tantissimo, poi riesce a liberare una situazione pericolosa il Matinata davanti alla sua porta. Si prende un bel rischio la 121esima, ora Ghini allarga sulla sinistra per Di Donna, il suo tentativo di convergere verso il centro viene fermato.
recupera comunque ancora il pallone, il funolo con Beoni sull'out di destra, un tiro cross che viene ribattuto. Ancora De Lucia impegnato in un uno contro uno, riesce a smarcare Ulisano che viene messo giù. Interviene dunque il direttore di gara, il signor Bianchi. Occasione dunque per la 121esima di portarsi in vantaggio con sul dischetto va lo stesso Ulisano. Tira e la mette, 1-0 dunque per 121esima Football Club. Adesso aspettiamo dunque la reazione del Funo. Ricordo che la partita è importante, è l'ultima chiamata per il quarto posto praticamente. Il Funo ha 3 punti, la 121esima con un solo punto. Tentativo da lontanissimo, sporcato per Urso. Dunque può rimettere il pallone Bersino. Gioca corto con De Lucia. Ulisano ora si gira e tenta il sinistro che lambisce il palo alla destra di Cevolani, che non si è mosso, non avrebbe comunque potuto arrivare su questo pallone. Il cambio di gioco ancora di De Lucia, non trova compagni pronti a sfruttare il pallone, dunque la palla stessa si spegne a fondo campo. Sanapo adesso intercetta il pallone, lo gioca all'indietro verso i suoi compagni. Ulisano ora può manovrare, tenta di smarcarsi e concludere ancora. Stavolta il tiro finisce di poco alla sinistra di Cevolani, che però in questa occasione controllava la situazione e senza grossi patemi lascia sfilare il pallone. Si riparte dunque dallo stesso Cevolani, che rimette in gioco il lancio lungo, finisce direttamente tra le braccia del portiere, che in un primo momento blocca, poi se la lascia sfuggire. Per sua fortuna non c'è avversario a pressare. Ancora un pallone girato all'indirizzo di De Lucia, che controlla, poi riparte ancora da Sanapo, che serve per Ulisano. La conclusione ancora per Sanapo, che termina fuori, non impensierisce assolutamente Cevolani, sicuramente più 121esima fino a questo momento che Funo. Il punteggio è di 1-0, il gol su tiro libero per Ulisano. Lo stesso Ulisano si era conquistato la possibilità di calciare. Ghini ora appoggia il pallone che finisce tra i piedi di Urso. Si gira, Ghini ci prova. Buona la conclusione di destro dal basso verso l'alto. Il pallone è una spanna più alto della traversa. Dai, 2-3-1. Rimette in gioco Bersino. Ancora il pallone finisce su Matinata, che serve ancora il solito Ulisano. Perde adesso il pallone il 121esima, può recuperare dunque il Funo per un attimo. Palla termina in fallo laterale, la palla quindi a favore del Funo. Merli alla battuta.
E c'è adesso ancora l'intervento del direttore di gara a comandare un calcio di punizione ancora in favore dei giocatori in maglia azzurra che sono sotto nel punteggio fino a questo momento. Il gol, vi ricordo, di Gulisano. Seguiamo il calcio di punizione. Il direttore di gara fa rispettare la distanza ai giocatori in barriera, si appresta quindi a dare il via alle operazioni, lo fa. Buona la punizione, tiro teso che però non impensierisce Bersino, ancora una conclusione, un'ulteriore ribattuta ancora da parte della difesa del 121esima. Merli adesso tenta l'affondo, poi perde il pallone in seguito al pressing. Ora De Lucia con l'esterno destro tenta di servire per Gulisano, viene ribattuto con la testa da Merli. Il pallone termina comunque ancora tra i piedi dei giocatori della 121esima, che però in questo momento la perdono. Ora dovrebbe ripartire in maniera veloce il Funo, invece tenta una verticalizzazione che non ha nessun effetto. La tirata ora. Ancora Sana può controllare all'altezza del cerchio di centrocampo. De Lucia al colpo di tacco, il bello 1-2 con Gulisano, la conclusione troppo debole per De Lucia, però davvero pregevole lo scambio tra De Lucia e Gulisano. La palla arriva tra i piedi di Ghini che strozza troppo la conclusione con il destro, finisce ampiamente alla destra dei pali della porta difesa da Bersino. Lo stesso Bersino può andare a recuperare il pallone, si appresta ad effettuare la rimessa in gioco. Vediamo se calcerà lungo, sì, così è, verso Gulisano che può soltanto toccare il pallone con la testa, rimbalza poi davanti a Cevolani che controlla e serve il pallone su Ghini, a sua volta lo scarica su Beoni che torna ancora indietro dal proprio portiere che controlla il pallone con i piedi, aspetta il piazzamento dei compagni e poi tenta un passaggio che risulta troppo profondo per Mattia Verna che non può controllare, dunque ancora una rimessa laterale in favore della 121esima che conduce l'incontro per una rete a zero. L'autore del gol è proprio Gulisano che appoggia questo pallone e lo scambia adesso con Sanopo, anzi con Matinata. Ancora la sponda di Gulisano per De Lucia e poi Gulisano conclude, il pallone finisce però troppo alto. Vai dietro al posto di Ghini. Va bene. Vai, si trattava di Beneggiamo e non di De Lucia. Tanto è entrato in campo con il numero 71 Biagini per il Funo al posto di Ghini. Sanapo adesso appoggia il pallone su Beneggiamo, ancora Gulisano, Beoni interviene, il pallone rimpalla sullo stesso Gulisano, adesso De Lucia viene fermato fallo laterale però per il Funo. Sono un po' impallati dalle due panchine che sono in piedi. Adesso il tentativo da parte del numero 20 Ciampa con il destro, il pallone termina ancora alto sopra la traversa, non impensierisce Cevolani. Adesso Gulisano
tenta un passo doble, poi conclude con il sinistro, trova attento ancora Cevolani, sicuramente il più pericoloso dei suoi, Gulisano, che ha realizzato anche la rete del 1-0 su tiro libero, conquistato da lui stesso per un fallo commesso proprio davanti a Cevolani. Riparte ancora dalle retrovie il 121esima. Adesso c'è il break però del Funo con Merli che tenta una conclusione con il sinistro. Il pallone finisce direttamente tra le braccia di Bersino, poteva fare meglio in questa occasione Merli. Ora Gulisano che distribuisce il pallone. Sanapo adesso tenta la sponda profonda, non riesce, va a battere Mattia Verna, alla fine il pallone finisce in rimessa laterale. Leoni appoggia per Urso che con un buon movimento con il corpo si libera di Sanapo, che però è costretto a fermarsi, la tocca all'indietro verso Beoni che non può controllare. Dunque ancora una rimessa laterale per la 121esima Football Club che viene effettuata verso Gulisano, ancora un finta su Urso e poi tocca all'indietro verso Bersino. Ancora Ciampa adesso a servire sul solito Gulisano. Sbagliano ad uscire, De Lucia può intervenire, interviene anche adesso Benegiamo, tenta di liberarsi di due avversari, non ci riesce, tenta poi l'appoggio su De Lucia che non può arrivare, quindi il Funo cerca di ripartire, riesce a recuperare il pallone, Mattia Verna, il tentativo, Biagini viene però fermato ancora dal numero 90, Matinata. Biagini, la battuta del calcio d'angolo, servizio, era buona l'idea, meno la conclusione al volo di sinistro che si impenna e termina al di là delle reti di protezione. Ah, lo so, il resto abbiamo questi noi. Dai lì quello, Ciccio, prendi il pallone, il pallone. Tu sono preso quello. Dai, dai. Dopo aver cambiato il pallone, Bersino può rimetterla in gioco. Nel frattempo è entrato anche Zilli tra le fila della 121esima, intanto chiama il pallone Cevolani e poi subisce un colpo. A posto gatto? Che è successo? Gini scambia con Beoni che poi di sinistro tenta di lanciare il pallone in avanti, interviene però ancora Matinata a sbrogliare la situazione. Controllo di Ciampa a servire, ancora Gulisano, ancora Persano, poi ancora di nuovo Ciampa che potrebbe tentare il cross, diventa un tiro il suo servizio che finisce direttamente tra le braccia di Cevolani. Adesso Mattia Verna può tentare, anzi Urso, non Mattia Verna, viene fermato. Ripartire ancora il 121esima, lo fa con Gulisano che aspetta l'appoggio dei propri compagni, arriva con Sanapo, adesso la conclusione di Zilli che termina a lato, era una buona posizione questa, poteva fare meglio anche Zilli in questa occasione. Vabbè,
abbia regalato un mattone di stampa di coppa da loro e basta. Ora Sanapo in palleggio, la conclusione purtroppo per lui termina abbondantemente a lato. Buono il controllo del numero 4 della 121esima Football Club. Zilli chiama il pallone, Sanapo tenta di servirlo, non riesce. Intervento ancora dei difensori del Funo che devono tentare in questi ultimi minuti della prima frazione di trovare almeno il pareggio. La Tinata ora può avanzare sulla fascia sinistra, si ferma, preferisce servire il pallone ancora su Sanapo che lo gira prudentemente all'indietro all'indirizzo del proprio portiere. Ciampa adesso tocca il pallone che finisce però direttamente tra le braccia di Cevolani che lo mette a disposizione di Biagini. Ora un buon intervento di Matinata che serve al volo Zilli, poi il colpo di tacco stavolta inutile. Buono il movimento adesso di Ferrari, ora Biagini sulla ribattuta. Urso è libero di metterlo al centro, poi Di Donna non riesce a controllare e girarsi verso la porta. Ne nasce comunque un calcio d'angolo in favore dei giocatori in maglia azzurra che sono sotto nel punteggio. La battuta ancora Urso, la parabola è troppo lunga. Riesce comunque ad intervenire uno dei giocatori del Funo e poi il successivo tentativo di mettere questo pallone in mezzo fallisce miseramente. Cambia la palla Ciccio. Ancora la manovra veloce che viene però interrotta dal Funo, adesso viene smarcato Urso che poi va a concludere in maniera inguardabile, davvero poteva trovare il pareggio in questa occasione il Funo, invece Urso dopo essersi smarcato anche in maniera un po' fortunata conclude malissimo, il pallone si impenna e schizza ampiamente al di sopra della traversa della porta difesa da Bersino. Intanto viene ammonito Matinata. Oh, dovete stare zitti! Zilli adesso tenta di sfuggire alla tenaglia e subisce fallo da Beoni. Andrea, non salire più! Basta! Sono in due accanto al pallone. Culisano per la precisione e Zilli. Seguiamo lo schema su questo calcio di punizione. Ci prova Zilli. La palla viene ribattuta e rilanciata, spazzata direttamente a fondo campo dall'altra parte. Il pallone finisce quindi tra le braccia di Bersino che può andare a rimetterlo in gioco, la gioca corta. Sanapo ancora a giocare a controllare questo pallone.
D'altronde non ha nessuna fretta la 121esima che conduce l'incontro per 1-0. Ancora mattinata contrastato da Biagini che riesce ad intervenire e conquista comunque una rimessa laterale. La 121esima che viene battuta dallo stesso Mattinata, rolla per un attimo il pallone Gulisano, poi inciampa sui piedi di Beoni, non c'è fallo giustamente. Il pallone dunque termina tra le braccia di Cevolani, o meglio tra i piedi. Gioca corto anche il portiere del Fono su Merli, mettendolo un po' in difficoltà, infatti il numero 3 perde il pallone, Gulisano può tentare, si gira ancora una conclusione pericolosa del numero 10 della 121esima che rischia di trovare il 2-0. Ora Beoni a scavalcare il centrocampo, ci riesce stavolta il tentativo di pallonetto che non riesce, giocata alla Totti che non va a buon fine. Ancora Gulisano all'altezza dell'auto di sinistra, può servire ancora il pallone all'indietro verso il suo compagno di squadra La Falle, che poi ancora riesce a servire De Lucia. Ancora Gulisano si gira e poi viene fermato, anzi si ferma e si tocca la gamba, butta fuori il pallone Beoni. Dovrebbe essere finita la prima frazione. Il direttore di gara ha fischiato due volte, però intanto a terra è rimasto Gulisano. Dov'è la falla? Pensa a dire il portiere qua così. Giro forte, gli prendo addosso. Dove la mettono le scarpe da fianco? Allora, perfetto. Oh, vedi? Dove è Yara? Chi è che mi ha fatto il movimento? No. Come fai a vedere? Io sbagliato. Ed eccoci ancora qui, cari amici del Calcio Wisp, per il secondo tempo di questo incontro che vede davanti Polisportiva Funo e 121esima Football Club, valido per la quarta giornata della seconda fase. Conduce la squadra che centra il pallone, la 121esima Football Club, per una rete a zero, il gol di Gulisano nel primo tempo, partito l'incontro intanto.
acquista una rimessa laterale il Funo, si incarica Urso dalla out di destra, indietreggia verso Merli, adesso la squadra in maglia azzurra, Cecchini tenta di avanzare, il break per il 121esimo effettuato da La Falle, che serve su Gulisano, costretto ad indietreggiare. Cecchini, Cazzilli al centro dell'area, viene servito tutto solo, non riesce ad agganciare questo pallone, altrimenti avrebbe quasi sicuramente beffato Cevolani, era completamente da solo. Stesso Cevolani può rimettere in campo il pallone. Il servizio a tentare di raggiungere Di Donna non riesce, quindi il pallone può essere rimesso in campo ancora dalla Falle per la 121esima Football Club. Zilli adesso avanza all'altezza del cerchio centrale, serve scaricare il pallone sulla destra per il numero 4 Sanapo, che si ferma, aspetta l'aiuto dei compagni, poi decide di servire all'indietro verso Matinata, che prova a servire ancora con Lisano. La Falle conclude di destro, trova Cevolani attento, primo tiro in porta in questo secondo tempo effettuato dalla 121esima. Ferrari ora scarica il pallone ancora su Ghini, a sua volta Ghini lo serve per Merli, che poi lancia lungo verso Biagini e viene anticipato. Zilli, conclusione, palla che si spegne a fondo campo alla destra del palo della porta difesa da Cevolani, che comunque aveva la situazione sotto controllo. Rimettere dunque in gioco la palla, interviene Biagini di testa, La Falle, il tocco con il braccio non visto dall'arbitro da parte di Di Donna. Gulisano adesso con un tocco molto furbo con la punta del piede riesce a battere per la seconda volta Cevolani, punteggio dunque cambia 2-0 per la 121esima, quando siamo giunti al terzo minuto della seconda frazione. Il risultato è di 2-0 per la 121esima. Conclusione adesso di Ferrari, viene ribattuta da Beneggiano. Di Donna ora riesce ad intercettare questo pallone, lo serve ancora su Gulisano, ancora La Falle, Gulisano la serve su La Falle, che conclude di destro, il pallone finisce non lontano dal palo. Ancora pericolosa il 121esimo, ancora un'azione pericolosa per la 121esima Football Club, che conduce l'incontro per 2-0 quando siamo al quarto minuto. Doppietta per Gulisano. Ancora Gulisano stesso viene servito sulla linea del fallo laterale, tenta di liberarsi, ci riesce in un primo momento, poi interviene Urso, prepotentemente butta il pallone in rimessa. Ci sarà dunque un fallo laterale per la 121esima Football Club, lo effettua La Falle. Il pallone riesce a passare ed arrivare fino a Zilli, che conclude con il destro. Termina altissimo. Ghini ora scambia il pallone con il solito Urso, conquista dunque una rimessa laterale il Funo. Di Donna va a lottare con Beneggiamo, riesce a rilanciare, ora Ghini riesce anche lui a liberarsi bene
di Sanapo, poi converge ancora verso il centro del campo e scarica il pallone ancora su Ferrari, che tenta una conclusione da casa sua. Il pallone finisce altissimo. Giocano lì! No, 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 così! La falle ora a scambiare, il pallone finisce ancora su Gulisano, che con una buona finta si libera e conclude di destro, trova Cevolani sulla traiettoria, ancora però la falle che va a servire per Sanapo, il tiro deviato e ancora Cevolani riesce a sbrogliare questa matassa. Preme molto la 121esima Football Club. Vista questo calcio d'angolo battuto, interviene in testa Merli, chiama il pallone Cevolani e lo blocca, poi rilancia verso Biagini, arriva Biagini alla conclusione, sbaglia a tu per tu con Bersino. Silli ancora sul pallone a tentare di servire Gulisano, si lascia la palla dietro e non riesce a controllarla, conquista comunque una rimessa laterale. Ora Sanapo viene servito, interviene però Biagini in chiusura, riesce a mettere il pallone ancora in fallo laterale, ancora la falle alla battuta dal out di destra per chi attacca. Tocco con la suola per Sanapo, interviene però il signor Bianchi a comandare un calcio di punizione in favore del Funo. Sta comunque subendo l'iniziativa del 121esima Football Club, che vi ricordo conduce per 2-0, doppietta di Gulisano nel primo tempo su tiro libero, e nel secondo su spunto personale. Chiama il pallone Cevolani, interviene, poi sbaglia il rinvio, riesce comunque a toccare il pallone Urso e a servire su Ferrari. Sanapo recupera, interviene Ghini, il pallone termina in rimessa per i giocatori in maglia bianca. Ancora Sanapo scambia questo pallone, finisce controllato ancora da Benegiamo. La falle, Benegiamo tocca, anche lui tenta la finezza, mette fuori causa il suo compagno di squadra. Tentativo ancora a scavalcare il centrocampo per il Funo. Biagini ora si gira e conclude male, il pallone termina fuori, o meglio a fondo campo. Il cambio intanto per la 121esima, rientra il numero 20 Ciampa. Adesso non riesce ad agganciare il pallone, quindi Gulisano può tentare il tiro e trova il terzo gol per la 121esima e anche la tripletta personale. Troppo spazio in questa occasione per il numero 10 del 121esimo, che comunque sta giocando un'ottima gara, al di là dei tre gol anche tanti palloni toccati.
bello scambio anche nel primo tempo con Beneggiamo. Stesso Beneggiamo adesso contro il pallone, serve ancora per De Lucia che deve tentare di superare Merli, non ci riesce, il pallone termina ancora in calcio d'angolo. Andrà lo stesso numero 88 De Lucia alla battuta. Palla tesa a centro area, messa fuori, arriva poi Ciampa al volo, il pallone però termina ampiamente fuori. Cambio intanto anche per la formazione in maglia azzurra, rientra in campo Mattia Verna, esce col numero 71 Biagini, che ha avuto una grande opportunità di accorciare le distanze, non è riuscito però a superare Bersino. Stesso Bersino adesso scarica il pallone, Sanopo può controllare con calma. Ciampa ora tenta e riesce a servire Gulisano, si muove ancora una volta bene, torna indietro di nuovo su Ciampa. Ora Gulisano si muove alle spalle della difesa, ignorato Ciampa, adesso però lo serve, lo trova e la conclusione al volo stavolta finisce sul lato esterno della porta, difesa da Cevolani che può andare al rinvio. Comunque anche in questo caso buona azione per 121. Palla che rotola verso la nostra postazione, adesso si ritrova praticamente in zona rossa Mattia Verna, ma non riesce a sfruttare il momento. Il pallone termina dunque fuori, può rimettere ancora il pallone Bersino. Noi siamo giunti quasi al quarto d'ora, al tredicesimo minuto per l'esattezza. Il punteggio è ancora di 3-0 per la formazione in maglia bianca. Di Donna ora può tentare di rilanciare i suoi attaccanti, lo fa in maniera sbagliata e quindi ancora conquista il pallone la 121esima Football Club, lo smista De Lucia. Curso adesso la perde, c'è il tentativo di servire lungo ancora su De Lucia, il pallone mal calibrato, termina direttamente sul fondo. Adesso controlla, si va a prendere il pallone per far partire l'azione proprio dalla difesa. Sanapo ora gira ancora sullo stesso De Lucia che si libera bene di Urso, poi appoggia ancora il pallone su numero 10 Gulisano che tenta la conclusione, stavolta trova attento Cevolani, chiamato ancora al quasi miracolo. Fulo non riesce ad arrivare nei pressi della porta, difesa da Bersino se non in modo blando, non impensierisce l'estremo difensore avversario. Adesso può tentare di ripartire, non lo fa Ghini. Ancora De Lucia può controllare questo pallone, girarlo dalla parte opposta, e il tiro cross adesso di Rafalle non trova deviazioni da parte dei suoi compagni di squadra. Dunque ancora Cevolani può rimettere in gioco questo pallone,
Ghini adesso controlla, poi c'è la scivolata per la Falle che resta a terra. Anzi, si tratta del numero 20 Ciampa. Buono il movimento ancora di Gulisano che va alla conclusione, ma scivola sul più bello, il pallone finisce direttamente sul fondo, Cecolani può giocarla, lo fa verso di Donna, lo mette un po' in difficoltà. Urso adesso riesce a girare il pallone verso Ghini che controlla e scarica. Ci prova Merli, buona la sua iniziativa, trova le unghie di Bersino che mette in calcio d'angolo. Buona questa iniziativa del Funo, in particolare di Merli. Adesso però non si capiscono Ghini e Machiaverna. Pallone finisce in rimessa laterale regalata ai giocatori della 121esima. Interviene il direttore di gara, inverte la rimessa. Occhio a tre! Parte ancora Gulisano, si ferma e tenta di ragionare, poi prova la conclusione. De Lucia interviene prima bene, poi si trova in traiettoria della conclusione, la ribatte lui. Ghini quindi può tentare l'affondo, non riesce però a servire Machiaverna. Beneggiamo dunque supera bene, poi conclude male per il 4-0, non riesce a trovare il gol. Beneggiamo, dopo aver superato bene il suo diretto marcatore, conclude con il destro, si trattava per l'esattezza di Urso, non trova il colpo del KO. Quando siamo al 18° minuto, Sanapo adesso riesce a realizzare lui, colpevolmente lasciato solo sul calcio d'angolo, può con tutta tranquillità trovare il tempo e la posizione per battere ancora Cevolani, dunque 4-0 per la 121esima. Adesso la storia sembra scritta per questo incontro, staremo comunque a vedere se il Funo riuscirà almeno a trovare il gol della bandiera. Ghini ora scambia con Ferrari, non ne termina ancora dalle parti di Cevolani. Nonostante le quattro reti subite ha giocato comunque un buon incontro, protagonista in un paio di occasioni. Passivo avrebbe potuto essere anche più pesante. Buono il taglio ancora di Beneggiamo alla parte opposta, tenta di servire Ciampa, poi viene intercettato però da Di Donna che è lento nel passaggio, riesce comunque ad effettuarlo verso Ghini che ci sembra il più attivo dei suoi. Adesso c'è Merli che si gira, acquista un fallo laterale, lo batte verso Machiaverna che non ha un controllo felice. Però ancora Beneggiamo con tutta calma si libera degli avanti del Funo e riparte. Ciampa scambia ancora con Beneggiamo che potrebbe concludere, invece serve ancora per la quinta rete, la quarta personale di Gulisano che si fa trovare pronto al posto giusto per il 5-0 per la 121esima Football Club.
minuto è il 20esimo. Ferrari ancora tenta una conclusione da lontanissimo, il pallone termina alto, forse riesce a conquistare però un calcio d'angolo. La battuta è bruttissima. Il pallone finisce lontanissimo e adesso giocano un po' al viva il parroco, giocatori in maglia azzurra tentano dei lanci improbabili. D'altronde il punteggio è netto, si tratta di non aggravare la situazione adesso per quanto riguarda il Funo. Cevolani controlla e tenta di rilanciare ancora verso Machiaverna, Biaggini viene superato in scioltezza ancora da De Lucia che può girare il pallone su Ciampa che tocca non benissimo ma recupera. Ancora Zilli tenta una conclusione, il pallone termina ancora alto sopra la traversa, si sta trasformando in un tiro al bersaglio. Ciampa spazza senza complimenti, il pallone finisce dalle parti di Gulisano in anticipo, c'è però Beoni che lascia sfilare, copre l'uscita del pallone, ancora dunque Cevolani può ripartire, lancia ancora lungo e trova ancora De Lucia che interviene di testa, il pallone finisce tra i piedi di Ghini che lo scambia dalla parte di Beoni. Ferrari ora è costretto ancora a retrocedere, pressa molto la 121esima. Gulisano ora insegue il pallone, c'è Beoni che interviene in maniera scomposta, subisce fallo il numero 10 del 121esimo. Gulisano prova e trova attento Cevolani che respinge, può tentare di ripartire dunque il Funo, il rilancio trova Machiaverna che tenta di controllare questo pallone, c'è Biaggini che lo aiuta, il pallone finisce comunque in rimessa laterale, l'ho già effettuata dai giocatori della 121esima Football Club. Meneggiamo appoggia l'indietro verso il portiere. Ghini ora serve ancora su Machiaverna che tenta di restituire il pallone, c'è l'intervento di Ciampa, conquista un calcio d'angolo il Funo. Machiaverna lascia l'incarico della battuta a Ghini che tenta di servire questo pallone in mezzo verso Biaggini che viene anticipato, Gulisano adesso buono il tocco a tentare di servire ancora bene Giamo che conclude, il pallone finisce tra le braccia di Cevolani che rinvia subito lungo, interviene Ciampa, Sombrero che riesce per un attimo, poi Biaggini spezza la manovra, Ghini dunque può controllare questo pallone, tentare di farsi sotto, lo scambia ancora con Machiaverna, il fallo dello stesso Ghini, un'entrata scomposta, il direttore di gara segna un calcio di punizione in favore dei giocatori in maglia bianca,
che vi ricordo conducono questo incontro. Gulisano adesso si libera bene di Ferrari, si smarca ancora e c'è il fallo di Beoni, lascia forse un po' la gamba sul posto Gulisano e se lo cerca questo tiro che è il secondo. Quando siamo già in extra time, la palla del 6-0 parte Gulisano e la mette 6-0 e finisce qui l'incontro. Vince dunque la 121esima Football Club, si porta 4 punti. Noi speriamo che vi siate divertiti, vi diamo appuntamento al prossimo incontro, continuate a seguire il Calcio Wisp, buonanotte.